Video news di giovedì 24 agosto, i titoli. Fondo di solidarietà dell'Unione Europea, contributo di 20,9 milioni di euro per l'alluvione 2022 delle Marche. A Castelluccio di Norcia, sabato 26 agosto, una serata per ricominciare, restare e tornare a 7 anni dal terremoto del centro Italia. Presentato a Tolentino Ermetica, il festival organizzato dall'Associazione Zagreus dal 1 settembre al Castello dell'Arancia. E nello sport, dalla terra dei vichinghi fino alla Lube Civitanova Volley, arriva così il palleggiatore Jacob Telle. Bentrovati anche quest'oggi all'appuntamento con il nostro video news. Operazioni dei finanzieri della compagnia di Civitanova nel corso del fine settimana, contrasto del fenomeno della movida. Con l'ausilio dell'unità cinofila antidroga sono stati sequestrati oltre 360 grammi tra hashish e marijuana, un ragazzo denunciato a piede libero e 2 segnalati alla locale prefettura. I militari nei pressi del lungomare Piermanni hanno sottoposto a controllo 2 ragazzi appena 18enni, entrambi residenti a San Severino, insistentemente segnalati dal cane e trovati con alcuni grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sottoposto a sequestro e i ragazzi segnalati alla prefettura. Le operazioni sono poi proseguite sempre nei pressi del lungomare, dove i militari hanno controllato un ragazzo di 22 anni residente a Sant'Elpidio a Mare, anche egli segnalato dal cane antidroga e trovato con circa 20 grammi di hashish. Le operazioni di polizia si sono spostate presso l'abitazione del giovane, dove in soffitta i militari hanno rinvenuto 300 grammi di marijuana e circa 30 grammi di hashish. Lo stupefacente è stato sequestrato e il ragazzo denunciato a piede libero. Nel mese di febbraio 4 persone di origine croata, tra cui una donna, residenti tra Zagarolo e Torbella Monaca, erano stati destinatari della misura cautelare della custodia in carcere emessa dal GIP del Tribunale di Macerata dopo un furto in abitazione a San Severino Marche. Il 15 gennaio una pattuglia della locale stazione era intervenuta per un furto in abitazione su segnalazione del proprietario, che aveva avuto contezza della presenza di persone intente a rubare all'interno grazie ai sensori del sistema di videosorveglianza installato in casa e collegato al cellulare. Le successive indagini avevano consentito di individuare il mezzo e di avviare le attività informative condotte dai carabinieri, che avevano fatto emergere che abitualmente l'auto era usata da soggetti residenti a Zagarolo e Torbella Monaca, controllati tempo prima sulla costiera romagnola. Il confronto tra le foto segnaletiche di costoro e i volti ripresi dalle immagini di videosorveglianza di abitazione della città avevano permesso di riconoscere i 4 autori del reato, uno dei quali indossava ancora lo stesso capo di vestiario in entrambi i contesti, ovvero durante il furto e in sede di fotosegnalamento. Per tutti e 4 gli indagati, il GIP aveva disposto la custodia cautelare in carcere, tenuto conto anche dei numerosi precedenti penali per reati specifici. Nel mese di febbraio i militari avevano eseguito la misura nei confronti di 2 degli indagati rintracciati a Zagarolo, gli altri con numerosi alias e tendenza a spostarsi in tutto il territorio nazionale erano risultati irreperibili. La sera di Ferragosto però uno di loro è stato rintracciato dai carabinieri della compagnia di Frascati. L'uomo, classe 76, è stato sottoposto alla misura cautelare e condotto nel carcere di Velletri. È crollato improvvisamente, travolgendo l'altare laterale della chiesa di Santa Maria delle Spinelle di Cabernardi, nel comprensorio di Sassoferrato, l'antico tetto della struttura. Fortunatamente interessando solo la volta dove era ospitato un altare dedicato alla Madonna. La chiesa era regolarmente aperta al culto e vi si celebravano tutte le funzioni religiose, ma al momento del crollo non vi erano fedeli. Immediato l'intervento dei carabinieri, della polizia e dei vigili del fuoco, che hanno messo in atto tutte le procedure di rito, provvedendo al recupero dei dipinti ex voto ed ogni altro oggetto sacro presente. Alcuni collegherebbero il crollo ad un leggero terremoto sentito poco prima, ma non vi è alcuna conferma da parte delle autorità. In un momento dove il salario minimo è oggetto di un serrato confronto tra le forze politiche del paese, a Castel Sant'Angelo sul Nera si è passati ai fatti. Ad affermarlo con soddisfazione è il sindaco Mauro Falcucci.
Lo scorso 3 agosto, infatti, è stato siglato un accordo tra la Nerea S.p.A., stabilimento di imbottigliamento dell'acqua minerale, e la FAI, Federazione Agricola Alimentare Ambientale Industriale Italiana, che vede i dirigenti, responsabili e dipendenti partecipare al premio di risultato e di partecipazioni agli utili d'impresa. L'accordo vedrà un compenso complessivo destinato ai dipendenti che varia dai 50.000 euro agli 80.000 euro. Un accordo che potrà essere di esempio per altre realtà analoghe, dove si può rinascere e garantire un futuro occupazionale essenziale per l'antropizzazione del territorio. L'Unione Europea ha proposto lo stanziamento di 20,9 milioni di euro del Fondo di solidarietà per l'alluvione che ha colpito le Marche nel settembre 2022. È questo il massimo contributo che la Commissione poteva riconoscere. Scopriamo quindi di più nel servizio. La Commissione europea fa sapere che l'Unione europea ha proposto lo stanziamento di 20,9 milioni di euro dal Fondo di solidarietà dell'Unione per l'alluvione che ha colpito le Marche nel settembre 2022. Tale sovvenzione rappresenta il massimo contributo che la Commissione poteva riconoscere al momento della presentazione della domanda. Il contributo europeo potrà essere utilizzato per coprire parte delle spese sostenute per far fronte alla messa in sicurezza e al ripristino degli alvei dei fiumi esondati, delle infrastrutture e del patrimonio culturale danneggiato, gli interventi di protezione della popolazione e il ripristino dei servizi essenziali. Un altro tassello che si aggiunge al complesso lavoro per il ripristino delle condizioni di sicurezza del territorio colpito dall'alluvione, così il presidente della Regione Marche, Francesco Acquaroli, commissario anche per l'alluvione. Oltre l'importante stanziamento del governo, prosegue il governatore delle Marche, che ha destinato 400 milioni per i territori colpiti, oltre ai fondi regionali stanziati per gli interventi di manutenzione, anche nei fondi della nuova programmazione europea FESR abbiamo scelto di destinare fondi per la mitigazione del rischio idrogeologico. Le istituzioni europee hanno compreso la complessità della situazione che si è verificata nelle Marche, concedendo quindi il massimo del contributo possibile. Sono passati 7 anni dall'inizio di quella sequenza sismica che dalla notte del 24 agosto 2016 ha riportato le Marche nell'incubo di un terremoto le cui ferite, purtroppo, sono evidenti ancora oggi in molte zone del bellissimo territorio. Oltre al doveroso e commosso ricordo delle tante persone che hanno perso la vita, le istituzioni hanno il dovere di portare a termine il grande lavoro di ricostruzione che ancora è rimasto da fare. Sono queste le parole del presidente della provincia di Macerata, Sandro Parcaroli, che aggiunge: «Dopo anni percorsi a rilento, stiamo assistendo a un'accelerazione che ci infonde nuova speranza. Il mese scorso, ad esempio, la cabina di coordinamento ha approvato 2 ordinanze molto importanti. La prima riguarda Camerino, con il programma delle cantierizzazioni del centro storico, l'interramento dell'elettrodotto nel quartiere Vallicelle e la demolizione, con indagini archeologiche, dell'albergo Roma. E la seconda, che interessa invece il comune di Macerata, con la demolizione e ricostruzione degli 8 edifici inagibili che si trovano in via Matteo Pantaleoni, che una volta recuperati permetteranno di tornare a casa a 150 famiglie. E demolizioni sono partite anche a Ussi, Tavisso e Castel Sant'Angelo sul Nera. Alla ricostruzione fisica degli edifici e delle infrastrutture si devono affiancare misure di sviluppo che vadano a sostenere le prospettive di vita e di lavoro dei giovani e delle famiglie, affinché anche chi in questi anni se n'è andato possa essere stimolato a tornare, mentre chi ha deciso di restare non vada a vanificare il proprio impegno. E sabato prossimo, 26 agosto, alle ore 17, si rinnova l'amicizia tra l'associazione Operazione Ricominciamo e le popolazioni che vivono nel centro Italia alle prese con la ricostruzione post-sisma. Questa volta l'operazione, dopo le prime 3 edizioni accolte a Visso, si sposta ai confini tra Marche ed Umbria, a Castelluccio di Norcia. Negli spazi esterni del piccolo centro umbro, alcuni artisti daranno vita ad un evento per non dimenticare il triste anniversario del terremoto che ha cambiato presente e futuro di migliaia di persone e anche dei territori. Marchigiani e Umbri, simbolicamente insieme a tutto il centro Italia terremotato, nell'evento Restare e Tornare a 7 anni dal terremoto del centro Italia.
Il programma prevede musica popolare e canti tradizionali con Marco Meo e Claudio Barconi, le parole del cantastorie Adriano Marchi, le musiche composte e cantate da Lele Borghi. L'evento proporrà anche Pensare Tremando, performance diretta da Giulia Merelli. Al pomeriggio sarà presente Vincenzo Sambuco, referente delle aree del sisma del Centro Italia per l'associazione Operazione Ricominciamo ed esponenti di enti e realtà del territorio che hanno collaborato alla realizzazione della manifestazione, che si svolgerà anche in caso di maltempo negli spazi al chiuso del Centro Sociale di Castelluccio. Domani invece, 25 agosto, dalle ore 21:15 al Varco sul Mare, l'Avis Comunale Civitanova Marche con Aido Intercomunale di Civitanova in Montecosaro e Admo Civitanova Marche invita tutti al concerto Che fantastica storia è la vita. Il live è tributo ad Antonello Venditti e Francesco De Gregori è a cura dei No Time e sarà ad ingresso gratuito. Per l'occasione verranno allestiti al Varco degli stand con materiale informativo delle tre associazioni e chi vuole potrà lasciare un'offerta libera. Sarnano accoglie dal 25 al 27 agosto la Festa dei Tre Compagni, il secondo evento del percorso quinquennale che condurrà all'anno clou del 50° anniversario della fondazione dell'Ordine dei Cappuccini. L'ordine è nato con la bolla papale Religionis Zelus del 3 luglio 1528 e partendo da Camerino si è esteso così capillarmente nel mondo che è presente in ben 110 nazioni ed è uno degli ordini più importanti nel mondo, un anniversario plurisecolare che si vuole celebrare con un percorso quinquennale. Dopo Camerino e la festa della Scintilla, questa volta è Sarnano ad accogliere la festa dei Cappuccini, dato che nella sua biblioteca comunale custodisce un piccolo codice che raccoglie insieme testi diversi vergati a più mani tra il 1250 e il 1350. Al suo interno un breve fascicolo di 16 pagine, ovvero 8 carte, contiene il testimone più antico della più bella vita di San Francesco che mai sia stata composta, la leggenda dei tre compagni, quella di Angelo, Leone e Rufino. Inoltre Sarnano è l'unico comune italiano ad avere come stemma un serafino, l'angelo di fuoco. Il comune di Macerata con l'IRC Macerata è lieto di annunciare il ritorno delle cure termali a Sarnano, riservate agli over 65 pensionati residenti in città. Questo programma offre un'opportunità unica di benessere e cura, nonché di socializzazione e condivisione tra le persone. Le iscrizioni sono aperte dal 4 all'11 settembre presso lo sportello Informa Anziani IRC Macerata in Piazza Mazzini, fino ad esaurimento dei posti disponibili. Il trasporto messo a disposizione dal comune partirà da lunedì al sabato dalle 8 del mattino dalle varie fermate previste in città. Per accedere alle cure è necessario essere in possesso di un certificato del proprio medico di base. Ermetica è il Festival Culturale di Scienze Umane che si svolge a Tolentino ed è promosso dall'Associazione Zagreus. Il festival quest'anno ha come scopo quello di sviscerare un tema sotto quanti più punti di vista possibili, coinvolgendo ospiti e maestranze dell'Alto Maceratese. L'evento avrà luogo l'1, il 7, l'8 ed il 9 settembre al Castello dell'Arancia. Ma scopriamo di più nelle interviste realizzate da Luca Romagnoli nella conferenza stampa di quest'oggi. Sindaco, presentato ufficialmente il programma di Ermetica promosso dall'Associazione Zagreus in collaborazione con il Comune di Tolentino. Un 4 appuntamenti davvero molto interessanti che guardano l'arte a 360 gradi. Sono molto felice di questa presentazione di questa mattina perché ancora una volta questi ragazzi mi hanno e ci hanno anche colpiti con la loro originalità, perché l'arte è sicuramente una questione che sta a cuore a questa amministrazione, ma bisogna anche riavere un mix, un equilibrio particolare per renderla fruibile. In questi 4 giorni si passa dall'arte figurativa tra nonno e nipote e mette in evidenza un cambio generazionale, un cambio dal punto di vista anche della società come è mutata, per passare a poi tutti gli eventi, gli appuntamenti, passando attraverso la fine del mondo, quindi è un tema che sembra angosciante, in realtà in questo momento, in questo istante, per qualcuno è la fine del mondo, quindi è la fine di un mondo, forse l'idea principale e prevalente. Però è bella l'idea di poter avere una sinergia su questi 4 giorni interrogandosi e parlando su temi che non sono tutt'altro che scontati. Ritengo che Tolentino con i Zagreus, con questi ragazzi giovani, abbiano potuto dare la piena
capacità di capire un mondo dove l'arte dei giovani si mette in comunicazione con la nostra società un pochettino più matura e magari ha degli stereotipi diversi. Capire e far vivere insieme questi stereotipi per dare comunicazione all'arte in generale, credo che sia un punto d'arrivo importante per Tolentino. Quest'anno un festival molto ambizioso che guarda al territorio, che guarda alla rete e che si apre a tanti linguaggi. Sì, quest'anno abbiamo deciso di collaborare con molte altre associazioni in realtà del territorio, non solo di Tolentino, per creare appunto legami, come diciamo sempre, e apriamo con la mostra, una mostra che crea legami alternativi, perché crea appunto legami formali di toni e di colori fra due persone che in realtà sono già appunto conoscenti, perché sono nonno e nipote, Giorgio Cannara e Vittorio Zeppillo, entrambi di Tolentino e che per noi appunto rappresentano una faccia proprio sul mondo culturale e rappresentano anche due diversi periodi storici e ci possono testimoniare cosa è cambiato, cosa è rimasto e cosa si può migliorare. Quindi crediamo che questa interazione sia davvero inedita e utile per tutti noi proprio per pensare a cosa è successo, a dove siamo arrivati e a come si possono appunto confrontare diversi periodi. Appuntamento quindi il 1° settembre. Sì, il 1° settembre alle 18:30 al Castello dell'Arancia ci sarà un'inaugurazione teatrale, perché ci sarà una lettura appunto drammatica del libro di Giobbe fatta da Luca Matteo Rossi, che è un nostro ospite anche nei festival precedenti e che fa parte dell'associazione Congerie, che organizza il festival a Valle Cascia, I Fumi della Fornace, quindi è diciamo un'ulteriore interazione con realtà del territorio. E poi l'inaugurazione della mostra con l'offerta di un calice da parte di Altro che Bacco e appunto ci sarà occasione di scambiare due chiacchiere anche con gli artisti. Giunge al termine la 4ª edizione del Ginesio Fest 2023, diretto da Leonardo Lidi. Un grande successo che ha superato i numeri e i risultati dell'edizione precedente. 8 serate sold out, più di 3.500 spettatori per 36 eventi. Il borgo di San Ginesio, tra i più belli d'Italia, si avvia ormai con fierezza ad essere il borgo degli attori. Il programma dell'ultima giornata vede in scena la grande serata finale con l'assegnazione del premio San Ginesio all'arte dell'attore. La giuria conferirà il premio a Lino Musella e Sara Putignano. La giuria è molto orgogliosa di conferire questo riconoscimento a due autorevoli interpreti della scena italiana. La premiazione si svolgerà durante la serata finale di domani alle ore 21:30 in piazza Alberico Gentili a San Ginesio. Tanti protagonisti che vi prenderanno parte, tra cui anche l'attore Filippo Timi. Il Circolo Hauser Il Girasole di Tolentino organizza invece un evento ludico ricreativo per tesserati, amici e simpatizzanti, con apericena e accompagnamento musicale degli Stornellatori, che si svolgerà domani sera, 25 agosto, ai Giardini John Lennon. Per informazioni 0733 96 22 35 oppure 348 06 87 506. Sorrisi, musica e buon cibo al castello è il titolo di un evento in programma a Tolentino il 25 ed il 26 agosto al Castello dell'Arancia, organizzato dall'Associazione Tolentino Arte e Cultura con la Proloco TCT, il corteo storico Dono dei Ceri, il gruppo teatrale Gli Spiritusi. Il programma prevede domani sera alle ore 19 l'apertura degli stand gastronomici sotto il loggiato del castello e alle ore 21 lo spettacolo teatrale presentato dagli Spiritusi. Sabato alle ore 19 apertura degli stand e in serata spettacolo musicale con i grandi successi pop presentati dal gruppo I Ragni con la partecipazione di Tommaso Foresi e Roberta Biagiola. Ingresso gratuito. La delegazione ANTE di Civitanova festeggia i 45 anni della fondazione con un evento dedicato al tango, il tango per l'ANTE Milonga di Beneficenza. La manifestazione si articolerà in due giornate. Sabato 26 agosto alle 18:30 all'Hotel Dimore si inaugurerà la mostra fotografica Il Tango a cura del Circolo Il Faro, che resterà visitabile per ben 15 giorni. Domenica 27 al Varco sul Mare si svolgerà l'evento aperto alla cittadinanza e ai turisti. Dalle ore 18 i maestri di tango dell'associazione Centro Studi Tango Ideal saranno a disposizione di tutti quelli che vorranno provare i primi passi della
della meravigliosa danza argentina. Dalle 19.45 il dottor Francesco Sagripanti, medico e tangoterapeuta, terrà una conferenza sul tema tango e salute. A seguire inizierà la milonga, il momento dedicato alla musica e ai ballerini di tango. L'ingresso è ad offerta libera, il ricavato sarà devoluto alla Fondazione ANTE per i suoi progetti di assistenza domiciliare e di prevenzione oncologica. Un viaggio nel mondo del mare alla scoperta di storie, leggende, segreti e ricette, accompagnati da marinai, pescatori, diportisti e studiosi. Debutta a Civitanova Lezioni di Mare, ciclo di conferenze ideato e voluto dall'Associazione Cibo e Benessere, presieduta da Mauro Garbuglia. 6 incontri dal 26 agosto alle ore 18 nella Sala Cecchetti della Biblioteca Zavatti, ad ingresso libero. Ed infine, il 30 settembre, appuntamento con il mare in tavola, dove insieme al cuoco Michele Palermo, presidente ANMI Civitanova Marche, si parlerà del pescato caratteristico dell'Adriatico, di ricette tipiche, di segreti in cucina tramandati di generazione in generazione. L'incontro proseguirà con la degustazione guidata delle ricette dello chef presso l'area antistante la sede dell'ANMI in Largo Donatori di Sangue. Vediamo invece ora le previsioni meteo per domani e dopo la pausa pubblicitaria le notizie sportive. Previsioni per venerdì 25 agosto. Cielo sereno con temporanei locali addensamenti sui rilievi nelle ore pomeridiane. Precipitazioni assenti con temperature in aumento nei valori massimi. Venti di brezza attesa sud-occidentali nelle zone interne. Mare quasi calmo, poco mosso nel pomeriggio.